Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Chiara, Chiara Elti su Instagram. Se non mi seguite, io sono una palestrata semplice, ovvero mangiavo riso, pollo e broccoli dalla mattina alla sera ed ora ho cambiato un po' le mie abitudini alimentari. Vi porto con me in questo nuovo percorso che sto vivendo nella mia alimentazione prevalentemente, non nella palestra che non mollo mai, ma mi sono spinta verso un mondo un pochino più green, più rispettoso dell'ambiente, sicuramente più rispettoso anche della mia salute. In questo non voglio assolutamente convincere nessuno che le mie scelte siano le migliori, semplicemente farvi vedere e darvi qualche spunto per variare un pochino anche la vostra alimentazione verso un mondo più sostenibile. Quindi, se ti piace questo video, lascia un like, iscriviti al canale e andiamo! Buongiorno! Allora, sono le 6 del mattino, io sono già pronta come se dovessi tirare a box. Si dice così, tirare a box, vabbè. Comunque, mi sto per allenare. Ho preso i miei integratori, adesso allenamento e poi vi porto con me in questa giornata alimentare. Ed eccoci qui, truccata e più o meno pettinata, ho finito l'allenamento, sto utilizzando dei cosmetici, non so se li vedete, se riuscite a vedere l'effetto, più che altro è vegan, ne sto provando diversi, se poi vi interessa mi fate sapere nei commenti che ve li faccio vedere tutti di diverse marche, ce ne sono varie. All'inizio può sembrare strano perché la resa è un po' diversa, però devo dire che mi stanno piacendo, quindi se vi fa piacere ve li faccio vedere. E poi vado al mercato biologico che c'è qui vicino, degli agricoltori locali, prendo un bel po' di verdurine e voglio provare a fare gli gnocchi di tofu della mia amica Alessandra che vi ho taggato nel video precedente, che è una bomba, e con tofu e farina di ceci o di lupini per aumentare l'apporto proteico. Vi porto con me. Allora, eccoci al pranzo. C'è ancora la preparazione perché è lunga. Ho fatto sbollentare del tofu. Questi sono 100 grammi di questo panetto di Prozis, quindi ammorbidito bene. Poi sto facendo delle zucchine e 3 o 4 asparagi che avevo li sto sbollentando. E poi la farina di ceci, questa qui della Ecor, e voglio fare degli gnocchi di tofu presi appunto dalla mia amica di cui parlavo nel video precedente. Vediamo cosa ne esce. One eternity later. Melanzane grigliate, zucchine e tofu spadellati semplicemente nella
sulla griglia. Qui ho fatto una salsina con dell'olio di lino, lievito alimentare, salsa di soia, che adesso userò per condire tutto. Ed eccoci giunti, ragazzi, alla fine di questo video. Io non so se vi è stato di aiuto, comunque vi fa piacere vedere anche qualcosina di diverso appunto da quello che proponevo prima, quindi pollo, merluzzo e verdurine. Secondo me va bene anche soltanto variare un pochino di più. Io personalmente invece ho scelto proprio di dedicarmi ad un'alimentazione plant-based, whole foods, si definisce così, per non definirla vegana, perché non mi sento, francamente, dopo 10 giorni, 15 giorni, quello che è vegana, ma nemmeno mi interessano le etichette, francamente. C'è ancora tanto da imparare per me. Il tema che mi muove di più è quello proprio ambientale. Mi sono documentata a fondo, ho letto tanta letteratura sia sugli allevamenti intensivi che sull'inquinamento ambientale, sulle industrie e sugli sponsor, che è la cosa peggiore, cioè il fatto che molte delle aziende che producono alimenti dannosi e cancerogeni finanzino apposta degli enti che invece dovrebbero promuovere uno stile di vita sano. Mi fa pensare che, insomma, ci sia qualcosa di marcio sotto e di cui non voglio fare parte, senza giudicare nessuno, senza assolutamente pretendere di convincere nessuno. Semplicemente spero di farvi capire il mio punto di vista e magari essere d'esempio per qualcuno di voi. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, per me è molto importante per orientare i miei video a qualcosa che sia più gradevole per voi, perché questo è l'unico scopo. Molte altre ricette che sto preparando, che sto sperimentando, sono sul mio canale, sulla mia pagina Instagram, e ci vediamo al prossimo video.